settima edizione di Unifiume. Altro 3, 2, 1. Questa manifestazione del Unifiume è un contenitore che l'USP di Roma ha cominciato a costruire nel 2012, inserendo all'interno di questa manifestazione tutta una serie di attività che si possono fare intorno al fiume o sopra il fiume. Il Vivi Città è ovviamente la nostra punta di diamante perché tra l'altro mantiene fortemente i connotati originari, cioè far vivere un pezzo di città come nel caso del Tevere a Roma, che è solitamente abbandonato, dimenticato e marginato. Per il resto poi comunque il fiume si può anche navigare, il fiume si può anche giocare per certi versi. Gianni Russo, responsabile nazionale, struttura d'attività Acquaviva. La discesa del Tevere che tra qualche minuto arriverà qui, Gianni. Sì, è un evento diciamo di portata oltre che nazionale, più conosciuta all'estero che qui in Italia, che da 39 anni scende regolarmente dal 25 aprile al 1 maggio da Città di Castello e in 7 tappe arriva alla meta subliminale che è Roma. Roma, una città fluviale per eccellenza che attraverso lo sport recupera la memoria identitaria di un luogo suo storico che è il fiume, l'elemento che l'ha fondato, ha fondato la storia. Pino viene dalla Spezia, dirigente WISP, contornato da tanti ragazzi che sono appena scesi da un armo di canottaggio. Ecco, che cosa sta succedendo, Pino? Allora, sta succedendo che la WISP Sport per Tutti è veramente inclusione, ecco, solidarietà, ambiente e sport per ragazzi anche con diverse abilità. E l'inclusione è fondamentale, perché se fino a ieri le gare le facevamo solo per i ragazzi diversamente abili, oggi c'è questa integrazione, questa unificazione, grazie alla WISP e grazie a Special Olympics con cui collaboriamo. E noi proviamo con tutti gli sforzi che ogni anno ci impone questa manifestazione di dimostrare che lo sport, il movimento e il gioco sono tutt'oggi degli strumenti straordinari per cambiare la città e per migliorarla. Se ci riusciamo, ecco, sono, come dire, i passaggi fondamentali per dare un senso ancora a un ente di promozione come il nostro, perché dimostra che può stare dentro la città, può stare dentro lo sport, può stare dentro il movimento sportivo, raccontando qualcosa di peculiare, qualcosa di importante, senza il quale credo poi tutto lo sforzo che facciamo ogni volta perderebbe di senso.